E guardate, da Macerata al Monte Carpegna, guarda caso dove il giro torna quest'anno. E qui c'è Fuente che è maglia rosa e anziché cercare di correre in difesa, aspettare l'attacco di Merckx, se ne va di nuovo. Era un giro ricco di salite, quello, e lui sulle montagne si scatenava, anche se era al comando della classifica. E gli costerà caro questo modo di correre. Qui se ne va Merckx, guardatelo un po' in Roma. difficoltà. Alle spalle di Fuente, ha staccato comunque Gimondi, ha staccato Baronchelli, ha staccato tutti gli Battaglini, altri, certo. però insegue Fuente e continua a perdere terreno su questa salita di Monte Carpegna. Qui vediamo tutti gli inseguitori. In cima a circa un minuto da recuperare, Esatto, Merckx. sì, e lì c'è Ritter davanti, guardate, poi la maglia verde, poi c'è Baronchelli con Bitossi, c'è Gimondi, e il gruppo dei primi inseguitori di Fuente e di Merckx. Questo è il passaggio in vetta, guardate Fuente scatenato in maglia rosa che si tuffa in discesa, andava bene in certe occasioni anche in discesa, Merckx che lo insegue, e si va verso l'arrivo che è sotto il Monte Carpegna. La maglia verde che è Sì, stata la istituita. maglia, sì, ecco, guardate questa discesa, le immagini bellissime di questa discesa. E Motta dov'era quel Ma giorno? forse Cerolema, tu mi hai invitato in una trasmissione dove proprio io non c'entro, sono venuto volentieri per te, per tutti voi, Come per non te. c'entro? È Ma stato il suo no, ultimo cioè... Giro d'Italia, è storico, Ma Motta. sì, Motta c'era, è Ecco uno di quelli che l'arrivo, faceva il guardate. numero. L'arrivo di Fuente, maglia rosa, e che vince anche questa tappa e che riesce a guadagnare un altro minuto e 5 secondi a Eddy Merckx. Merckx che nel finale ha dato veramente l'anima, guardatelo come è impegnato nel tratto finale, ma perde un primo e 5 secondi.